secondo il show della Val Tenesi, 15-16 settembre, siamo in compagnia con Moretti, che è il responsabile, il coordinatore di questa manifestazione. Ce l'abbiamo già visti un paio di anni fa e quando le cose vanno bene si ripetono, vero? Quindi rivedremo ancora queste frecce tricolori, il nostro vanto, come diceva prima il colonnello, e saremo Manerba Moniga. Ritorniamo qui a Manerba e Moniga con uno spettacolo che rispetto a quelli di 2 anni fa è un po' più consistente, nel senso che prima delle frecce ci sarà l'esibizione di diversi aerei civili e dell'elicottero dell'aeronautica militare, quindi lo spettacolo sempre emozionante, mozzafiato, con le frecce e anche gli altri. Ma anche gli orari? Sì, l'orario domenica inizio alle ore 11 con l'elicottero dell'aeronautica militare, a seguire ci sarà un team di 4 aerei civili che volano in formazione, ci sono ben 2 aerei anfibi che faranno degli ammaraggi e dei decolli lì davanti al porto di Dusano e a chiudere le frecce tricolori. E ci sarà anche, ecco, non voglio dimenticarlo, un pilota acrobatico, credo bresciano o veronese, ma insomma è qui intorno, che farà delle figure a mozzafiato col suo CAP 231. Ricordiamo che questo è il punto focale Manerba, però a Moniga ci sarà un F-104, ma quasi. Sì, su Moniga, siccome la manifestazione è supportata da 2 comuni e anche a Moniga confluiranno un po' di spettatori, nel porto di Moniga ci sarà un mock-up, cioè una cabina, un simulatore di cabina di tornado che sarà montato, allestito dal comando del sesto stormo di Ghedi, credo si monterà venerdì e sarà smontato lunedì, quindi per gli spettatori che andranno a Moniga magari saranno un po' penalizzati per essere distanti dalle evoluzioni, però possono usufruire di questa possibilità di vedere all'interno una cabina di tornado, che è qualcosa di molto interessante. 2 comuni, Manerba e Moniga del Garda, impegnati, interessati, promotori di questo AI Show, seconda edizione, è andata bene la prima 2 anni fa, Isidoro Bertini, sindaco di Manerba, non si poteva non ripetere, Manerba sarà un po' il fulcro, soprattutto nella zona di Dusano, dove poi passeranno le frecce tricolori di apertura sopra le teste di chi è lì, ma anche Moniga con altre attrattive. Sì, sicuramente è una manifestazione che andava ripetuta. Noi abbiamo di nuovo fatto domanda all'aeronautica militare. Voi sapete che fino a giugno di quest'anno non sapevamo se potevamo... C'era in ballo anche Bardolino, eravate in 2. Esattamente, perché fra l'altro Bardolino aveva già pubblicizzato a giugno la manifestazione, addirittura all'estero, dicendo quest'anno le frecce tricolori saranno Bardolino. In realtà abbiamo vinto noi, ha vinto la Val Tenesi, ha vinto i comuni del Bresciano, e l'aeronautica militare ci ha di nuovo dato questa opportunità e noi con grande gioia l'abbiamo accolta, perché è un momento importante per la Val Tenesi, quello di essere di nuovo protagonista all'interno del mondo bresciano di un evento straordinario, di farsi conoscere quindi ancora di più. Soprattutto dobbiamo ricordare che la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori è oggi la prima al mondo, quindi offriamo uno spettacolo che è unico al mondo e lo offriamo ai turisti ancora che sono rimasti sul lago di Garda, lo offriamo ai cittadini nostri e lo offriamo a tutti i bresciani. Quindi non perdetevi questa straordinaria occasione, perché è veramente unica. Come tutti gli eventi importanti, anche questo Air Show ha una sua persona a cui è dedicato, è un memorial, Francesco Agello, lo ricordiamo. Per cose storiche lo ricordiamo tutti, ma è un detentore ancora di un record di idrovolanti. Sì, Francesco Gello ha costituito questo primato partendo da Desenzano. C'erano 2 caselli, uno a Moniga e l'ultimo a Manerba, e nel casello di Manerba, posto sul sasso della riserva naturale della Rocca del Sasso, e lì è stato misurato il record dell'ora di 709,202 km all'ora. È un record ancora imbattuto, è stato costituito nel 1934, siamo nel 2018 e da allora nessuno è riuscito più a battere questo record. Credo che rimarrà imbattibile. Rimarrà imbattibile anche perché un velivolo più o meno del tipo di quello che si era fatto a quel tempo, con i problemi ovviamente che ha avuto in quel tempo, perché oltretutto dobbiamo ricordare che i piloti allora facevano molta sperimentazione, quindi erano degli eroi, veramente degli eroi, che
mettevano a repentaglio la loro vita per migliorare sempre di più le apparecchiature che avevano a bordo, i motori, tutta l'aerodinamica, eccetera, eccetera. Quindi facevano veramente delle cose straordinarie e uniche. Tant'è vero che su anche Francesco Agello, poi negli anni successivi, morì in un incidente, proprio immolandosi per questa, diciamo così, sì, per la scienza dell'aeronautica. L'idroscalo di Desenzano partivano e parecchi non sono tornati poi. Dall'idroscalo di Desenzano tanti partivano e molti non tornavano, veramente degli eroi, dei grandi eroi.